È stato un grande successo per Rai 1 e i fan invocano a gran voce il sequel sui social. Stiamo parlando dei Bastardi di Pizzo Falcone, serie TV poliziesca con Alessandro Gassman basata sui romanzi di Maurizio De Giovanni, che è arrivata all'ultima puntata, che andrà in onda il 6 febbraio. Gli ascolti hanno premiato la serie TV per tutti e 5 gli episodi e non c'è stata controprogrammazione che abbia tenuto. Neanche la prima puntata dell'Isola dei Famosi, anche se breve a causa del maltempo, ha scalfito lo strapotere dei Bastardi. Cosa succederà nel finale di stagione? L'ultimo caso da risolvere è per i Bastardi di Pizzo Falcone particolarmente spinoso. Viene infatti rapito un bambino durante la visita scolastica ad un museo di Napoli. I misteriosi rapitori lo rinchiudono in uno scantinato buio e freddo con l'unica compagnia di un pupazzetto di un supereroe. Il piccolo, ciliegina sulla torta, è figlio di un ricco imprenditore e nipote di un nonno ancora più ricco. Una storia agghiacciante dove le indagini procedono a tentoni e i protagonisti devono fare i conti con le menzogne e i rancori che ancora li bloccano. Mai come in questa ultima puntata sarà evidente che anche un banale furto in un appartamento può nascondere le peggiori sorprese.